Questo programma è offerto da Formazione SRL Learning Center Via Domenico Morelli 49 Napoli. F Lounge Hair and Beauty Via Muzio Scevola 8 Napoli. Bentrovati con l'informazione di Napoli Village News, in redazione Raffaele De Lucia. 24 persone appartenenti al clan camorristico D'Amico, operante a San Giovanni a Teduccio e ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti e violazione alla legge sulle armi, sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Nel corso di indagini coordinate dalla DDA partenopea, i militari dell'arma hanno identificato capi ed elementi di spicco del clan, documentando intense alleanze con i Mazzarella e i Formicola durante una lunga fase di lotta armata contro il clan Reale Rinaldi per conquistare il predominio sugli affari illeciti. E sempre questa mattina operazione della Guardia di Finanza, rifiuti sversati nelle fogne o addirittura nella discarica abusiva nel Parco Nazionale del Vesuvio. Succedeva a Napoli, dove l'emergenza sulla spazzatura continua ad impegnare le autorità nella lotta al contrasto alla camorra. La Guardia di Finanza ha arrestato stamane 7 persone e sequestrato beni per 4 milioni di euro su delega della Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito di un'inchiesta sul traffico illecito dei rifiuti. 41 le tonnellate di rifiuti speciali e 9 automezzi per il trasporto delle stesse sono state sequestrate, oltre ad un'area di 3.000 metri quadrati adibita a discarica e ubicata proprio nel Parco Nazionale del Vesuvio. Sarà una giunta non a compartimenti stagni, ma che interagirà per il bene della città e dei napoletani. Con queste parole il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha battezzato ieri sera la propria squadra di governo. Una giunta che, ha affermato più volte il sindaco, dovrà non solo badare al concreto, ma anche dare un taglio netto con il passato. Giovedì prima uscita ufficiale con la prima delibera, che come promesso in campagna elettorale sarà sui rifiuti. Sono certo che riusciremo a portare la differenziata a un livello superiore a quello di Torino. Ovunque la gente mi testimonia la propria volontà di volerla fare. In totale sono 12 nuovi assessori, di cui 4 donne. Il sindaco terrà per sé alcune deleghe, tra cui quella della comunicazione e della promozione della città di Napoli. A Tommaso Sodano, che sarà invece il vice sindaco, l'ex PM ha assegnato anche le deleghe all'ambiente, ai rifiuti, allo sviluppo sostenibile, all'igiene, alla sanità, ai parchi, ai giardini, mare, tutela degli animali. Il popolo del sì fa festa, il quorum è stato raggiunto. A votare a favore dei 4 quesiti referendari è stato il 57% degli elettori italiani. I dati definitivi trasmessi in serata dal Viminale indicano percentuali pressoché identiche per tutti e 4 i referendum. Per i quesiti sull'acqua pubblica ha votato infatti il 57,02%, mentre sull'energia nucleare i votanti sono stati il 56,99%, mentre per il legittimo impedimento ha votato il 56,98%. Nel capoluogo campano, per la chiamata alle urne del 12 e 13 giugno, non c'è stato un effetto in stile De Magistris, infatti si è recato a votare soltanto il 49,3% degli aventi diritto. All'uscita dei dati ufficiali, a Napoli, così come in tutta Italia, il popolo del sì si è riversato in strada a fare festa. Festa grande in città, a Piazza del Gesù, dove centinaia di attivisti con bandiere e striscioni hanno atteso a tarda sera il discorso di padre Alex Zanotelli, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Direi che questa è una vittoria popolare, una vittoria direi straordinaria, perché è stata ottenuta contro davvero difficoltà quasi insormontabili. Avevamo contro i partiti, destra e sinistra praticamente ci hanno remato contro, avevamo contro la grande stampa e eravamo senza soldi. Aver ottenuto quello che abbiamo ottenuto in questa situazione, io lo chiamo un piccolo miracolo. È stato tenuto a battesimo ieri pomeriggio dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il nuovo Smart Inclusion, la struttura realizzata presso l'ospedale pediatrico Santo Bono Pausillipon di Napoli. Il progetto permetterà ai piccoli pazienti del nosocomio di interagire con il mondo esterno, grazie a 32 terminali installati nella struttura sanitaria.
Ad inaugurare il nuovo progetto, oltre a Napolitano, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, il ministro alla sanità Ferruccio Fazio, il presidente della regione Campania Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli De Magistris e il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Quando si lavora un po' in sinergia, ecco adesso anche sia l'apertura qui del nome della vita per i bambini leucemici, che sta andando avanti molto bene, così anche le famiglie napoletane non sono costrette ad andare fuori. E poi fra pochi giorni anche questo centro di risveglio dei bambini in coma, così anche sarà un punto molto eccellente qui di Napoli.